Ciao ragazze, bentornate all'appuntamento delle scoperte e prodotti top e tutti bio. Come al solito inizio subito perché ho sempre un sacco di chicche davvero molto interessanti da mostrarvi, come la Green Mista di Faber Organic. Questo prodotto ce l'ho da un po', quindi mi sembra ora di parlarvene. Questo è una mista che può essere utilizzata come tonico dopo la detersione oppure anche durante la giornata. Io lo uso solo dopo la detersione, mi piace tantissimo. Tutti i prodotti di Faber Organic hanno all'interno il tè matcha giapponese. Infatti, non so se vedete il deposito che c'è all'interno, prima di utilizzarlo lo agitate e appunto questo è il tè matcha giapponese. Questo prodotto contiene all'interno infatti tre tipi di tè verde con diversi tipi di estrazione. All'interno quindi ha il tè matcha giapponese come primo posto, poi ha l'amamelide, cellule staminali di uva rossa, lactobacilli, acido ialuronico, proteine del grano, estratti di tè verde, mirto, bacche di goji, iris, melograno, arancio dolce. Posso continuare all'infinito perché veramente ha un sacco di cose fantastiche all'interno. Comunque, a parte questo, il tonico mi piace tantissimo perché è idratante, appunto giusto e rinfrescante, e soprattutto mi toglie i rossori. Il packaging è veramente fatto divinamente perché appunto vaporizza il prodotto in modo eccezionale. Sapete che ci sono dei tonici o delle miste che hanno purtroppo il contenuto, come posso dire, il packaging fatto malissimo, che vi eroga il prodotto come se fosse una pistola. Invece questo assolutamente no, è davvero molto piacevole, ha un profumo di tè delizioso, molto buono e veramente piacevole. Sono 200 ml di prodotto, non mi ricordo il prezzo, comunque non è assolutamente economico perché comunque i prodotti di Faber Organic fanno parte del brand Luxury, quindi Luxury Cosmetics, però questo mi piace un sacco, ne vale veramente la pena. È bello pesante perché appunto è di vetro, infatti io lo tengo sempre in bagno, non lo trasporto da nessuna parte perché ho paura, dato che è in vetro. La chicca di questi prodotti di Faber Organic è che sono dei prodotti pensati per essere utilizzati come multiuso e infatti all'interno anche la maschera. Questa non l'ho ancora utilizzata, quindi vi farò sicuramente sapere, magari non so, in un altro video, in un video dei prodotti terminati, come mi ci sono trovata. Questa è una maschera particolare perché proviene dal latte, quindi il tessuto è particolare. Penso si possa utilizzare per massimo 3-4 volte, penso non di più. Si bagna con dell'acqua calda la maschera, si strizza leggermente l'acqua in eccesso e poi si spruzza la Green Mist e si applica su tutto il viso. Quindi dovrebbe appunto poi idratare e vi farò sapere. Adoro appunto questo fatto del multiuso dei prodotti di Faber Organic. Il prossimo prodotto che proverò di Faber Organic è la crema mattificante che fa anche da primer. Non l'ho ancora provata perché insomma l'ho provata un paio di volte, ma è veramente super opacizzante, e appunto in questo periodo di cambio di stagione ho alcune zone del viso secche, quindi la proverò più avanti quando insomma avrò un po' più di unto, oleosità, eccetera. Un prodotto per la detersione che mi sta piacendo veramente tantissimo è la spumicella mousse micellare di Anthos. Questa l'avevo comprata al Sana. All'interno ha acido ialuronico ed estratto di albicocca. Questa è una mousse pensata sia per detergere ma anche per struccare. Allora, per struccare io vi dico, non mi ci sono trovata bene perché soprattutto per gli occhi non mi struccava benissimo, ad esempio il mascara. Io uso comunque mascara tradizionali e non mi struccava. L'ombretto sì, ma il mascara no, ma soprattutto mi bruciava tantissimo gli occhi. Probabilmente perché è l'estratto di pompelmo che c'è all'interno che mi fa pizzicare tantissimo, però so di altre ragazze che invece si trovano bene per lo struccaggio e non brucia. Questo è molto soggettivo, però io la amo per la detersione, mi piace tantissimo, soprattutto per il viso, la uso al mattino, mi lascia la pelle morbida, per niente tirata, anzi idratata, e la amo un sacco. Non so se si vede, ma praticamente sono a metà. Io la uso in combo con la spugna di mare e al mattino mi trovo da Dio, veramente da Dio. Se volete una mousse micellare ottima per detergervi il viso, questa ve la consiglio tantissimo. Non costa neanche tanto perché mi sembra di averla pagata tra gli 8 e i 9 euro.
e l'erogatore è fatto benissimo, non è duro, non è una cosa da poco perché appunto io avevo provato un'altra e faceva veramente fatica a spremere perché era durissimo, invece questo ottimo. Per quanto riguarda il corpo, sto amando follemente questo scrub che si chiama Revitalizing Body Scrub della Freshly Cosmetics. Ho ricevuto un pacco da Freshly Cosmetics, lo avete visto su Instagram un po' di tempo fa, sto piano piano iniziando ad utilizzare i prodotti. Ho utilizzato subito lo scrub perché non ne avevo e mi servivano, mi piace da matti. È il classico scrub fatto a crema. Ma mi ha stupito perché quando l'avevo visto ho detto: oh sì, ok, il solito scrub fatto in crema, tipo gommage con quei granulini che magari non scrubano niente. Invece no, perché scrubba nonostante appunto sia in crema i granulini appunto all'interno. Io non so se riesco a farvelo vedere. Vabbè, insomma, è una crema con all'interno dei granuli che scrubbano molto bene, pur essendo comunque delicato. Mi piace tantissimo all'interno il Raspberry. Freshly Cosmetics è un brand spagnolo certificato e questo mi è piaciuto tanto, veramente. Se vi capita ve lo consiglio. Mi piace anche il tubetto fatto in questo modo. Penso qualche altra applicazione poi lo terminerò. Comodo anche da tenere in doccia. Per i capelli mi è piaciuto tantissimo anche questa maschera capelli rigenerante di Volga Cosmetics, l'Hair Butter alla zucca arancia. Questo mi è stato inviato da Vanilla e Cannella, un sito internet, poi vi scrivo tutto ovviamente nell'info box. E non me l'aspettavo perché sinceramente diciamo di Volga Cosmetics io ho provato gli scrub per il corpo, mi erano piaciuti tantissimo, però per i capelli non avevo provato nulla e devo dire che mi sta piacendo tantissimo. Ha un buonissimo profumo fruttato, la confezione è meravigliosa perché appunto sembra una marmellata, poi finito il prodotto si può rilavare e riutilizzare. E il prodotto è fatto così, quindi è una maschera bella corposa, adatta per i capelli belli spessi, secchi, perché dopo appunto vi lascia i capelli molto morbidi e vi toglie il crespo. Quindi devo dire che mi ci sono trovata molto bene, la finirò veramente con piacere. Strano ma vero, promuovo una saponetta biologica. Di solito, non lo so, quelle che ho provato non mi hanno mai entusiasmato, invece questa qui, della marca Sapone di un tempo che avevo comprato al Sana l'anno scorso, mi è piaciuta un sacco e vabbè, vi mostro la scatolina, è vuota perché ce l'ho praticamente in bagno e sta anche terminando. Mi piace un sacco, mi piace la profumazione che sa di pulito, di bucato. Fa bella schiuma, quindi non è quella saponetta classica che non vi fa schiuma, pulisce, ha un buon profumo ed è pure biologica. Non costava tantissimo, credo di averla pagata 1 euro e qualcosa. E insomma, se vi capita, se trovate questa marca in giro, eccetera, le saponette ve le consiglio, soprattutto questa qui che è abete e bucaneve. Davvero molto buono ed è un sapone artigianale biologico. Ottime davvero queste maschere all'argilla di Bioficina Toscana, comprate al Sana. Non mi aspettavo sinceramente fossero così buone, non so perché, però in realtà mi hanno stupito un sacco. Io ho comprato la maschera in argilla nera detox illuminante e quella in argilla oro detox purificante. Quella purificante l'ho messa nella zona T, mentre quella illuminante sulle guance, sul resto del viso. Per ora le ho provate appunto insieme, facendo in questo modo, però più avanti le voglio provare anche singolarmente. Le ho usate un paio di volte, ma di prodotto ce n'è ancora, perché comunque non ne serve tantissimo. Quindi poi comunque quando le avrò terminate vi farò sapere nei prodotti terminati, anche utilizzandole da sole come sono. Soprattutto quella purificante mi ha lasciato la pelle pulita, ma non secca, non arida, anzi molto morbida e luminosa. E non è facile perché di solito le maschere purificanti magari tendono a seccare troppo, a sgrassare troppo, invece questa è ottima. Questa contiene l'elicriso biotoscano, mentre questa illuminante è ai frutti rossi biotoscano. Il profumo, soprattutto di questa, è buonissimo. Il packaging è fatto in questo modo, quindi potete aprirla e chiudere, comodo, davvero molto comodo. E le ho pagate 4,50 euro, non costano neanche tantissimo. Ce n'è anche un'altra lenitiva. Io comunque ho preso queste due perché sono quelle che comunque servono al mio tipo di pelle.
Anche quella illuminante mi è piaciuta molto, mi ha lasciato la pelle molto morbida. Vi farò sapere nel video dei prodotti terminati magari quale delle due poi mi è piaciuta di più utilizzandola su tutto il viso, perché poi le voglio utilizzare anche proprio da sole. La scadenza di queste è di un anno e sono 30 grammi di prodotto. Finiamo con un prodotto di make-up. Non pensavo potesse piacermi così tanto questa matita nera di Peterac. Questa mi è stata omaggiata al Sana e io non ho un buon rapporto con le matite nere bio, ad esempio, o comunque con ingredienti naturali. Ad esempio, a me non era piaciuta Liquirizia di Neve Cosmetics. Non so se vi ricordate, un po' di tempo fa io l'avevo bocciata, perché non durava nulla, dopo un quarto d'ora, mezz'ora proprio puff, sparita. E per me no, nel senso che una matita nera, gialla, rossa, quello che sia, deve durarmi, non dico da mattina proprio a sera, soprattutto se è mio, ma almeno 7 ore, 6 ore, 7 ore, 8 più o meno. E devo dire che questa ha un'ottima durata, veramente ottima. Non è waterproof, quindi magari non so se avete problemi di lacrimazione, forse non è, non so, magari non è particolarmente adatta, però appunto io non ho problemi di lacrimazione e mi piace tantissimo e mi dura tranquillamente le 7-8 ore senza problema. Tra l'altro il tratto è morbido al punto giusto, quindi mi piace un sacco, mi piace anche il nero, è quella che sto indossando praticamente nell'ultimo mese, da quando ho terminato ormai quell'altra nera che avete visto nel video dei prodotti terminati. Sto usando sempre questa e mi piace tantissimo, veramente tanto, si riesce comunque a sfumare e rimane lì, rimane lì. Io vi dico, non ho mai avuto grandissimi problemi con le matite occhi, mi sono sempre durate, non ho mai avuto grandi problemi, tranne appunto quelle con ingredienti naturali, soprattutto quella di Neve Cosmetics che mi durava un quarto d'ora, se mi andava bene. Quindi, se volete una matita occhi nera con una buona durata ma biologica, io vi consiglio assolutamente Peterac. Ok ragazze, questo è tutto. Ah, vi volevo dire che per quanto riguarda le maschere di Bioficina Toscana, se le volete vedere appunto applicate come sono, ve le fate vedere su Instagram e li trovate nei contenuti in evidenza nella sezione Beauty Time, così se volete vederli applicati. Questa qui oro è proprio gialla, mentre l'altra è nera. Bene ragazze, questo è tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Un bacio grandissimo e alla prossima!